Ciao, ti ho voluto portare con me ad un allenamento di regolarità. Siamo qui in piazzetta dove ci alleniamo di solito. Questa è la vettura, l'auto moderna con cui corriamo la regolarità turistica. Ci tengo a sottolineare questo, che ad oggi per correre, appunto, come dico sempre, serve l'auto di tutti i giorni e questa ne è l'esempio. Abbiamo fatto alcune modifiche, sicuramente, ma sono piccole modifiche estetiche, cioè abbiamo fatto delle modifiche ai cerchi e, insomma, magari abbiamo un pochettino più di spazio all'interno del baule, dove ci portiamo sempre una bella ruota di scorta perché non si sa mai, e poi abbiamo inserito una serie di sacche e di cosine che ci servono, insomma, durante le gare. Però fondamentalmente è una macchina molto semplice, cioè è una Suzuki Swift, in questo caso è un 1600 aspirato da 120 cavalli, macchinetta piccola con buona visibilità che sicuramente vi dà la possibilità di allenarvi bene con un budget molto limitato. Ecco. Ah, cosa vi serve? Vi servono due chiodini d'acciaio. Tipo questi, ok? A cui fisserete il vostro pressostato, che è questo, che è un tubo. Le trasmittenti per comunicare con il vostro cronometro, nel nostro caso è uno Zero Times, e la centralina, in questo caso è la centralina zero, che comunicherà. Che cosa succederà? Che quando la ruota. Poi magari portatevi dietro due di questi birilli, stiamo facendo tutto in sicurezza in una piazzetta dove praticamente non c'è nessuno, ok? E portatevi due birilli come questi, così delimiterete la zona in cui inserite il vostro pressostato, ecco, per poter fare i vostri passaggi. Allora, eccoci qua. Cronometro pronto in allenamento. Questa volta mi alleno da solo. Paola non c'è. E quindi ho inserito la modalità allenamento funzionalità solo pressostato. Questo significa che non mi servirà sdoppiare, cioè non mi servirà cliccare sul bottone per effettuare i passaggi. Centralina collegata, vedete, io per mia comodità e per non, visto che passa un po' di tempo tra un allenamento e l'altro, non sempre si ha a disposizione molto tempo per allenarsi, o per non dimenticare le connessioni, vedete. Ho messo filo pulsante per la sdoppiata blu con blu nella centralina, rosso con rosso qua sotto il cronometro, in maniera tale da ricordarmi sempre. Ora mi basterà passare sul tubo una prima volta, dopodiché si attiverà il conto alla rovescia e poi deciderò io. Con una mia metodologia di allenamento, ognuno poi perfezionerà la propria, di passare a 7, a 8, a 10, a 12, a 14, cercando di complicarmi un po' la vita e analizzando poi i tempi di passaggio. Adesso siamo veramente pronti e quindi diamoci dentro. Cominciamo con una ventina di passaggi e poi faremo una media degli errori totalizzati. Ciao.